Le fonti penali d'impresa TV Week, benvenuti ancora sulle fonti TV e bentornati in diretta live insieme a noi, live fino alle 17 per ciò che avete visto passare con la nostra sigla, ossia una settimana tematica dedicata proprio al penale d'impresa. Potete avere tutte le informazioni rispetto alle nostre TV Week sul sito lefonti.tv, dove appunto nella sezione eventi si legge anche quali sono i punti fondamentali alla base di questa settimana. Intanto è la seconda edizione della TV Week dedicata al penale d'impresa, una prima che aveva avuto decisamente successo, inserita già nel contesto della pandemia da Covid-19. Questa seconda settimana dedicata al diritto penale d'impresa rappresenta una nuova occasione di confronto e approfondimento su come gestire al meglio i rischi da responsabilità penale. Com'è cambiata la responsabilità per imprese e imprenditori negli ultimi mesi? Quali criticità ha mostrato il sistema di giustizia italiano, il nuovo processo penale a distanza e soprattutto come sono cambiate le varie figure che ruotano intorno a questo argomento? E ci aggiungo l'ultima cosa, soprattutto come le imprese devono insomma in qualche modo gestire tutto quanto per cercare di mettere a punto un sistema efficace di gestione del rischio. Partiremo proprio da qui. Il tema del dibattito, come leggete anche in sovrimpressione, è la rilevanza del risk management nella gestione di impresa. Naturalmente, quando si parla di un efficace sistema di gestione del rischio, si parla a un discorso che ci porta giustamente a valutare come il management delle aziende può prendere delle decisioni che possono essere più consapevoli possibili. Questo è ancora più vero oggi nel contesto in cui ci troviamo, lo abbiamo già nominato poco fa e tocca farlo nuovamente, perché il crescente aumento dei profili di rischio proprio dovuti alla pandemia da Covid-19, quindi rischi non prevedibili, ma accanto anche a qualcos'altro, lo dicevamo leggendo l'introduzione in generale alla TV Week, c'è cioè una stretta normativa, impongono proprio alle imprese di aumentare i presidi in chiave penale preventiva. Nel corso di questa trasmissione, perché poi voglio subito salutare i miei ospiti, parleremo di come creare valore d'impresa attraverso il risk management. Secondo punto, compliance integrata e importanza di un approccio globale e poi naturalmente il presidio del rischio e una corporate strategy. Saluto però subito i relatori di questa grossa, grande tavola rotonda. Naturalmente attendiamo anche le vostre riflessioni se volete porre a vostra volta domande a chi interverrà. Allora, Emiliano Berti, Head of Legal and Compliance Europe di Nokia, ben trovato, Buonasera a buon tutti. pomeriggio. Alessandra Ferrari, General Counsel di A2A, buon pomeriggio, Buongiorno. buongiorno. Giorgio Martellino, General Counsel di Avio, Buonasera a tutti. buon pomeriggio, buonasera. Francesco Pergolini, Head of Litigation di Vodafone Italia, buonasera. Buonasera a tutti. E saluto Chiara Padovani, avvocato e founder dello studio legale Padovani. Buonasera. Bentornata, bentornata, Grazie, è grazie. un piacere trovarvi tutti in questo appuntamento decisamente importante. Io partirei proprio da lei, avvocato, l'ho salutata per ultima, ma insomma credo che proprio per porre le basi del dibattito serva questo chiarimento. Come già anticipavo, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha alzato i livelli di rischio di commissione di alcuni reati. Naturalmente non solo parliamo dei rischi diretti e relativi al contagio, ma anche indiretti, cioè relativi ad alcune fattispecie di reato già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto dalla disciplina 231. E la domanda, che è molto semplice, ma in realtà racchiude tante questioni, è questa, avvocato Padovani: com'è cambiata la percezione proprio della responsabilità penale con l'emergenza sanitaria? Cioè, sono emersi dei nuovi profili di rischio per le imprese? Sì, certamente sono emersi dei nuovi e direi anche diversi profili di rischio. Nuovi profili di rischio legati soprattutto all'utilizzo, ad un nuovo utilizzo della tecnologia dovuta al lavoro da distanza, quindi allo smart working, e quindi un'implementazione quotidiana appunto dell'uso dei sistemi informatici della società con una serie di problemi di sicurezza sia verso l'interno che verso l'esterno, ad esempio. Ma ci sono anche dei nuovi rischi che sono quelli legati a delle nuove figure di reato, e ricordiamo che proprio durante
la pandemia, lo scoppio della pandemia, sono entrati in vigore alcuni dei reati fiscali come nuovi reati presupposto 231. Questo percorso si è poi cristallizzato nell'estate del 2020 con il recepimento completo della direttiva PIFA. Ma dicevo, rischi diversi legati a reati presupposto già esistenti. Penso ad esempio a tutti i reati contro la pubblica amministrazione, le truffe ai danni dello Stato legate alle richieste di finanziamenti, le varie forme di finanziamento che si sono succedute nel tempo a livello nazionale. Penso anche al tema delle frodi in commercio. Il tema delle frodi in commercio è un tema molto caldo perché ovviamente in questo periodo vi è stata l'introduzione e l'immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale, tipico esempio le mascherine, anche da paesi extra UE. Questo ha comportato un certo disallineamento in alcuni casi dei parametri di idoneità e quindi è aumentato anche il rischio collegato alla scelta di quei fornitori che ad un'azienda appunto vendono questo tipo di dispositivi di protezione individuale. Quindi io direi che questo è un po' il framework dei Sì. nuovi rischi, dei diversi rischi. In generale direi che il cappello sotto il quale possiamo raggruppare questa nuova gestione del rischio, questa nuova anche fenomenologia del rischio è il tema, come dire, dell'emergenza imprevedibile. E questo è un tema veramente importante dal punto di vista 231, dal punto di vista penalistico. Il tema cioè di dotarsi di una procedura che preveda anche l'imprevedibile sostanzialmente, cioè che preveda l'eccezionalità di una situazione non fisiologica, quell'attività lavorativa specifica. Certo, questa è la parte anche se vogliamo più complicata, perché è imprevedibile e peraltro nella sua imprevedibilità, per esempio, l'evento del coronavirus porta con sé un sacco di incertezze legate proprio al perdurare nel tempo e agli effetti, no? Che poi porterà con sé come questione. Certo. Quindi l'imprevedibilità nell'imprevedibilità, mi verrebbe da dire, avvocato, è d'accordo? Sì, diciamo che declinando questa riflessione corretta in termini proprio 231, in termini penalistici, siamo in una fase più che di prevenzione, di precauzione. Sì. Perché? Perché il rischio non è ancora conosciuto in tutta la sua totale portata scientifica. Questo ovviamente comporta che non è possibile prevenire ciò che non si conosce pienamente. Si devono adottare delle misure di precauzione e come dire, l'attuazione nel sistema penale, nel sistema di responsabilità penale del principio di precauzione cozza, stride con quello che è il principio di personalità della responsabilità penale, del principio di colpevolezza in generale. Sì, è chiarissimo, avvocato, assolutamente, e questa è la base di partenza da cui adesso cerchiamo di aggiungere dei tasselli, perché vorrei provare a capire se le aziende, quindi gli altri miei relatori, si ritrovano in qualche modo nelle parole dell'avvocato. Quindi nell'ordine mi rivolgo, stessa domanda, a Berti, Ferrari, Martellino e Pergolini, per capire su quali rischi diretti e indiretti legati proprio al coronavirus siano maggiormente sollecitate le vostre direzioni legali, quindi capire questa imprevedibilità di cui l'avvocato ovviamente ha detto in modo assolutamente puntuale. Allora, Berti, partiamo da lei. Buonasera, è un tema assolutamente caldo come ci ha appena detto l'avvocato Padovani e noi come azienda già a gennaio abbiamo cominciato a guardarci intorno per tentare di capire come affrontare al meglio quella che era una, all'epoca non ancora, ahimè, una pandemia, era un'epidemia che dall'est del mondo si stava spostando verso l'Europa. E nel mio caso, avendo una responsabilità su più di 60 paesi nella mia funzione legale, abbiamo dovuto capire da subito come muoverci su due fronti fondamentalmente, sul fronte interno, perché ovviamente si profilavano una serie di rischi per il nostro personale in sede, per il nostro personale che lavorava su siti a rischio, su come gestire proprio la logistica degli uffici e rispondere alle domande a cui all'epoca non c'era ancora risposta e che tutt'oggi sono ancora domande con un punto interrogativo. E dall'altra parte invece
quello che era l'effetto di questa epidemia, poi diventata pandemia, nei contratti in essere. Penso ai nostri fornitori, penso ai nostri clienti, un concetto fra tutti che può rendere l'idea di quanto abbia impattato gli uffici legali e anche noi, il concetto per esempio di forza maggiore, cioè si poteva parlare di forza maggiore, c'erano le basi per poter in qualche maniera interrompere o in qualche maniera rallentare una fornitura perché c'era uno shortage di materiale, perché dall'oggi al domani abbiamo visto che si sono fermati i trasporti, si è fermata la produzione, quindi tutta una serie di domande su problematiche nuove che a memoria il mondo non aveva ancora Vero. affrontato o perlomeno non in tempi recenti. Come azienda, per dare qualche esempio di che cosa è stato fatto, noi abbiamo istituito un servizio di counseling individuale per poter rispondere alle domande dei nostri dipendenti su quelli che potevano essere i problemi più disparati, problemi familiari, lavoro e smart working, piuttosto che problemi professionali, problemi finanziari che le persone hanno dovuto affrontare con questa pandemia. Abbiamo rimodulato gli uffici per poter lavorare in sicurezza e in una modalità di lavoro ridotta, in modo tale che ovviamente abbiamo evitato tutti gli assembramenti del caso e ci siamo ovviamente attenuti a tutti i DPCM che si sono evoluti nel tempo, a volte con cadenza, non voglio dire giornaliera, ma settimanale. Quindi non solo bisognava adeguarsi a questi DPCM, ma in primis capire questi DPCM nel concreto che cosa andavano a dire e che cosa chiedevano alle aziende, anche perché, come ben potete immaginare, si profila una responsabilità in capo anche al management delle aziende. In Certamente. ultimo, ci siamo resi parti traenti per aiutare i nostri dipendenti. Per esempio, una per tutte, la nostra azienda ha deciso di coprire integralmente i costi per il vaccino antinfluenzale. Quindi una serie di azioni che in qualche maniera tendono a normalizzare la vita ai tempi del Covid per i nostri dipendenti e dall'altra parte, quale società fornitrice di beni e servizi essenziali abbiamo dovuto fare fronte comune insieme agli operatori in primis nel mondo delle telecomunicazioni a quella che era una richiesta sempre maggiore, sempre crescente in ambito proprio di banda di possibilità di comunicare, perché oggi basta guardare come stiamo portando avanti questa trasmissione, oggi ci accorgiamo di quanto la tecnologia sia importante. Assolutamente sì, beh, poi una cosa importante che ha ricordato giustamente anche in questa situazione imprevedibile, gli interventi quasi isterici, ma uso questa parola in senso assolutamente, tra virgolette, positivo, cioè legato al fatto che tutti si sono dovuti muovere in un territorio ancora inesplorato, no? E sconosciuto, quindi anche gli interventi, diciamo così, governativi del DPCM che cambiavano la situazione di momento in momento e di conseguenza tutti noi, imprese in primis, hanno dovuto cercare di capire, ovviamente con sempre un bel punto di domanda. Questo è importante. Allora, stessa cosa, cerchiamo di capire anche con Ferrari, Alessandra Ferrari, insomma, qual è stata la vostra singolare esperienza in merito? Sì, anche noi abbiamo avuto effettivamente problematiche simili a quelle descritte da Emiliano Berti, perché fin dall'inizio della pandemia, anzi fin dal primissimo lockdown che ha riguardato Codogno, siamo stati chiamati a decidere come affrontarlo e l'ufficio legale naturalmente è stato in prima linea fin dall'inizio, perché noi abbiamo per esempio uffici e dipendenti nella zona di Codogno in cui eroghiamo servizi pubblici essenziali. Quindi l'ufficio legale come componente del comitato di crisi è stato immediatamente coinvolto nell'interpretazione dei vari DPCM, delle varie ordinanze che si sono susseguite nel tempo, che a volte contraddicevano i DPCM stessi. E anche per quanto riguarda noi, i profili di attenzione sono stati essenzialmente relativi ai dipendenti, e quindi abbiamo immediatamente posto in essere delle misure di sicurezza per i dipendenti, in particolare per i dipendenti che sono operatori di servizi pubblici essenziali, in relazione ai quali, per esempio, il legislatore ha stabilito che non vi è obbligo di quarantena, cioè sono stati equiparati agli operatori dei servizi sanitari, nel senso che se entrano in contatto con un positivo al Covid non sono obbligati a effettuare la quarantena. Allora noi abbiamo dato a questi operatori dei servizi pubblici essenziali presso i nostri siti la possibilità di dormire in loco, cioè abbiamo
predisposto degli alloggi temporanei e quindi i dipendenti che desideravano evitare di tornare a casa per evitare di contagiare o di rischiare di contagiare i propri familiari potevano usufruire di questa possibilità. Poi per quanto riguarda invece il resto del personale che poteva lavorare in smart working, naturalmente abbiamo gestito il lavoro da remoto e abbiamo poi con l'attenuarsi della pandemia a luglio, diciamo nei mesi estivi, abbiamo poi gestito naturalmente tutte le tematiche connesse al rientro, ma anche tematiche connesse alla sintomatologia o all'eventuale positività Certo. dei nostri lavoratori. Un altro aspetto, oltre a quello dei dipendenti che abbiamo dovuto gestire, è stato quello relativo ai fornitori. Quando uscì il DPCM che elencava tutti i codici Ateco delle attività che potevano proseguire non in smart working, noi naturalmente abbiamo dovuto insieme al business mappare tutte le attività del gruppo, che sono molteplici, per decidere che cosa appunto poteva proseguire e che cosa invece doveva chiudere perché non era possibile erogarlo in smart working. E non solo abbiamo mappato le attività aziendali, ma abbiamo mappato anche tutte le attività della filiera, cioè le attività indispensabili erogate da parte dei nostri fornitori, indispensabili per l'erogazione da parte nostra dei servizi pubblici essenziali. E abbiamo anche comunicato alle prefetture la lista di queste attività indispensabili effettuate dai nostri fornitori, anche per evitare che fossero poi i fornitori stessi a comunicarlo alle prefetture o anche a cercare di avvalersi di magari impossibilità sopravvenuta nella prestazione, per tornare al tema della forza maggiore già accennato da Emiliano. Assolutamente sì. Ecco, tutte misure, poi andiamo oltre, che sono state recepite in che modo? Non so se c'è una parola, un concetto che si sente di dire, cioè dai dipendenti e poi vabbè, dai fornitori, però magari soprattutto dai dipendenti. Ma credo che i dipendenti abbiano apprezzato moltissimo la grande prudenza dell'azienda Ecco. e anche la grande reattività, perché nel giro di una settimana siamo stati in grado di mettere in smart working tutti i dipendenti, anche quelli che non erano originariamente abilitati allo smart working perché non avevano un laptop o non avevano un cellulare. Nel giro di una settimana abbiamo messo tutti i lavoratori le cui attività possono essere remotizzate in lavoro da remoto, Ecco, quindi penso questo che è abbiano apprezzato importante. moltissimo. Esatto, cioè i modelli di business a cui facevamo riferimento in apertura, di gestione del business in prospettiva futura, proprio con eventi imprevedibili, sono anche questi. Allora, Giorgio Martellino, passo la parola a lei. Grazie, grazie per la parola. Allora, io ovviamente cerco di non andare a replicare quanto già detto dai colleghi, perché alcune misure, diciamo, sono simili a quelle che anche altre aziende hanno messo in piedi. Giusto una breve premessa sulla società per capire il contesto. Avio è una società che produce lanciatori per lanciare appunto satelliti nello spazio, ovviamente a scopo pacifico. Quindi voi potete immaginare che chiaramente la tecnologia e il tipo di prodotto che appunto viene confezionato negli stabilimenti è molto delicato da un punto di vista anche di diciamo maneggiamento di alcune informazioni che sono anche sensibili per la sicurezza nazionale. Quindi ovvio che noi abbiamo dovuto contemperare, come società che peraltro ha proseguito la sua attività anche durante il lockdown, quindi non abbiamo mai interrotto la nostra attività produttiva, abbiamo dovuto contemperare le esigenze di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori con la necessità di predisporre delle misure di sicurezza molto alte, forse superiori ad altre aziende, relativamente alla gestione di alcune informazioni. Cioè, quindi mettere smart working una parte della popolazione è chiaramente stato fatto, però contestualmente abbiamo dovuto, diciamo, mettere in piedi in tempi molto rapidi le misure di sicurezza anche informatiche che potessero in qualche maniera contemperare altri rischi, perché voi potete capire come magari anche l'avvocato Padovani potrà confermare, purtroppo all'aumento dello smart working sta, diciamo, quasi proporzionalmente corrisponde un aumento dei reati informatici, del cosiddetto cybercrime, e probabilmente non sarà un caso, cioè molti ormai parlano del fatto che attraverso magari, che ne so, le app con le quali si tracciano gli spostamenti dei lavoratori, queste app potranno poi essere frutto, diciamo, di manipolazioni. Quindi noi ci siamo dovuti concentrare su un bilanciamento di queste due esigenze, fermo restando che abbiamo dato dei servizi particolari ai lavoratori, quali per esempio anche un supporto psicologico, perché non sarà una cosa banale, ma tante volte il lavoratore prima di tutto ha un problema di appagamento
psicologico di approccio allo smart working, cioè lavorare da casa non è come lavorare diciamo in azienda, e soprattutto ci sono degli impatti comunque psicologici importanti, no? Nella vita e nella relazione di tutti noi. Quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione un counseling psicologico per i nostri dipendenti. In più abbiamo anche attivato delle coperture assicurative specifiche per chi, diciamo, malauguratamente si fosse contagiato a seguito del virus. Devo dire, quindi abbiamo, con i numeri che abbiamo a disposizione, non abbiamo avuto focolai significativi, tutto quindi è rimasto sempre molto sotto controllo. Vi segnalo, a proposito, quindi questo è per quanto riguarda le attività che abbiamo messo in piedi come azienda, che sono un po', ripeto, aggiuntive a quello che hanno già detto i colleghi. Mi permetto invece di segnalare un altro aspetto che è un po', come dire, un corollario di questo aspetto della pandemia. Sì. È una norma che non so, che magari è passata un po' sotto silenzio in questo periodo, appunto, siamo orientati su altre cose, ma la legge, il decreto legge 21 settembre 2019, convertito nella legge 18 novembre 2019, numero 133, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Sostanzialmente questa legge cosa fa? Prevede che per alcuni soggetti che sono considerati essenziali nel maneggiare alcune informazioni per la sicurezza nazionale, questi soggetti dovranno adeguarsi in tempi anche abbastanza rapidi a tutta una serie di sistemi di compliance sulla sicurezza informatica che vanno oltre quelli che sono gli attuali sistemi che conosciamo. E il primo regolamento attuativo dei quattro che sono attesi è entrato in vigore il 5 di novembre, con un regolamento appunto applicato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto del 30 luglio 2020, pubblicato però recentemente. Quindi perché io vi cito questa normativa? Perché è evidente che accanto a un tema appunto di livello sempre più frequente di utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza, contestualmente alcuni tipi di aziende che magari fanno parte per esempio di questo perimetro dovranno confrontarsi anche con la necessità di rispettare quest'altro aspetto di compliance, che peraltro vi faccio notare che questa legge prevede che l'inosservanza di alcune prescrizioni di questa legge diventano reati presupposto ai fini del modello 231. Ok. Quindi questo magari è una cosa che non è passata molto. Sì, è interessante. Poi magari Ecco, è. volevo Sì, segnalarla perché magari è una cosa che certo. riguarda, in realtà riguarderà, si calcola, circa 150 enti tra aziende private ed enti pubblici. Quindi non stiamo parlando di un regolamento di settore, ecco, questo voglio dire. Quindi probabilmente ci dovremo confrontare anche con questo aspetto. Assolutamente sì, no, ha fatto benissimo. Poi quando torno anche dall'avvocato Padovani vediamo se vuole aggiungere qualcosa. Io chiuderei però subito il giro andando da Francesco Pergolini, peraltro la comunicazione in questo periodo, no, di Covid e smart working è stata la padrona assoluta perché giustamente abbiamo dovuto tutti rimodulare i contatti e quindi vorrei sentire anche il vostro esempio, la vostra esperienza. Certamente, buonasera a tutti. L'evento pandemico ha avuto per tutti noi un impatto rilevantissimo. Nel caso poi di un'azienda come Vodafone, che svolge ai sensi del codice di convenzione elettronica un servizio di pubblica utilità, l'impatto è stato ancora più importante, perché ci siamo trovati, un po' mi ritrovo anche nelle parole dell'avvocato Berti e dell'avvocato Ferrari, a dover fronteggiare le restrizioni che mano a mano venivano inviate attraverso i DPCM, con però la necessità non solo di continuare a svolgere il nostro ruolo di pubblica utilità, ma un ruolo che era diventato ancora più centrale nella situazione in cui la pandemia ci ha costretto, quindi la necessità di continuare a garantire la resilienza e la qualità delle comunicazioni elettroniche. Arrivata ad uno stress notevolissimo per il sovraccarico, pensiamo a tutta la didattica a distanza o tutti gli uffici che in poco tempo si sono organizzati attraverso lo smart working. E quindi abbiamo dovuto, da una parte, appunto, affrontare questo sforzo tecnologico-organizzativo mai affrontato prima in così poco tempo, dall'altra, però, ovviamente, far fronte alle restrizioni che il DPCM ci ha posto, e quindi uno sforzo organizzativo che ci ha visto in pochissimo tempo mettere la quasi totalità degli oltre 6.000 dipendenti in smart working,
dotando anche chi ancora non era dotato dei PC portatili e così via. Il tutto questo però garantendo a tutti quanti di poter lavorare in piena sicurezza e riorganizzandosi poi temporaneamente subito dopo settembre, quando la curva pandemica sembrava in netta flessione, per un ritorno presso le sedi aziendali attraverso poi un'organizzazione, una turnazione molto molto particolare. In tutto questo, lo sforzo che abbiamo come ufficio legale dovuto compiere è stato anche quello di dare una chiave interpretativa ai colleghi che dovevano organizzare questo, sia i colleghi della rete, sia i colleghi della registica, dare a loro una chiave interpretativa di come dovesse essere in qualche modo gestito anche questa estensione apparentemente senza limiti della responsabilità penale di tipo omissivo che la normativa che mano a mano veniva emanata sembrava in qualche modo delineare e quindi con tutte le preoccupazioni e le responsabilità che questo poteva comportare. Insomma, abbiamo seguito un po', penso anche tutti quanti, con un certo interesse, anche il dibattito che era nato in seno a Confindustria, che chiedeva una sorta di scudo penale, per il datore di lavoro. Sì. Abbiamo probabilmente letto tutti anche le circolari dell'INAIL sul tema della presunzione, di condotta omissiva colpevole nel caso di contagio avvenuto sul luogo di lavoro. E al fine di minimizzare, di mitigare al massimo questo rischio, abbiamo come ufficio legale contribuito attivamente insieme ai colleghi delle risorse umane, ai colleghi delle facilities, per scrivere una serie di linee guida comportamentali che i colleghi che ritornavano mano a mano in sede dovevano seguire e per prevedere tutta una serie anche di presidi di tutela. Dalle mascherine messe a disposizione dei dipendenti all'utilizzo degli ascensori, all'utilizzo delle postazioni di lavoro, per fare in modo che non si potesse assolutamente configurare alcun tipo di responsabilità di tipo omissivo da parte di Vodafone come datore di lavoro. Chiaramente è stato rivisto in chiave 231 anche il documento di valutazione dei rischi in tempi brevissimi. Anche qua per poter consentire ai colleghi che in brevissimo tempo dovevano procedere alla riorganizzazione di tutta l'attività. Quindi una tripla sfida, sia da un punto di vista della valutazione dell'impatto penale, sia da un punto di vista tecnologico e di resilienza delle reti e di riorganizzazione di un modo di lavorare a cui nessuno di noi, almeno con questi volumi, poteva No, assolutamente no. immaginare di doversi confrontare in così poco tempo. Esatto, l'imprevedibilità in un tempo veramente ristretto. Insomma, riorganizzazione, tripla sfida. Abbiamo sentito degli esempi virtuosi, ovviamente delle ripartenze, però chiaramente a partire da una serie di rischi. Finora abbiamo parlato di questo. Noi adesso andiamo solo un attimo in pubblicità, però io volevo che venisse inquadrata l'avvocato Padovani perché do subito un compito a lei, avvocato, proprio sulla base di quello che abbiamo ascoltato. Dopo la pubblicità, proprio tra un paio di minuti, mi piacerebbe capire come cominciare a dare, come dire, dei pareri, dei consigli alle imprese, come possono difendersi al meglio, no? Anche alla luce di quello che è stato fatto in questi mesi, ma soprattutto quello che si potrà fare nei mesi che arriveranno. Quindi ci vediamo tra poco con l'avvocato Padovani, gli altri miei relatori e tutti voi. Un efficace sistema di gestione del rischio contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente secondo gli obiettivi strategici e aiuta il management anche ad assumere decisioni consapevoli. Questo è il punto di partenza per il main event della settimana dedicata al penale d'impresa. Stiamo parlando con i miei ospiti, i miei relatori, tra cui c'è l'avvocato Chiara Padovani. E ricomincio da lei perché per chi ci stava già seguendo, ma insomma per chi si fosse collegato solo adesso, verranno ribadite anche le cose fondamentali. Allora, intanto, avvocato e founder Studio Legale Padovani, Chiara Padovani, abbiamo sentito degli esempi, no, di gestione, delle attività a seconda dei rischi che ci sono stati in questi mesi, imprevedibili a causa del Covid e non solo.
Possiamo cominciare a dire, come le società possono difendersi da questi rischi? Ma io credo che su questo una piccola premessa sia doverosa, nel senso che nel nostro paese è ancora estremamente elevato il numero di società che, pur operando in settori strategici dell'economia nazionale, non sono ancora dotati di un modello 231, di un sistema 231. E questo è un dato di non poco momento. Credo che l'emergenza pandemica, i rischi diretti immediati che ha comportato sotto il profilo penale ed imputativo per l'ente, ma anche credo l'introduzione dei reati tributari, che sono reati estremamente democratici, nel senso che riguardano tutti i soggetti economici contribuenti, quindi hanno un impatto su tutte le tipologie di impresa. Credo che, dicevo, questi due combinati fattori abbiano in qualche modo sollecitato i manager e le compagini societarie in genere ad una riflessione sull'importanza di un'adozione di un modello 231 e quindi di sganciarsi da quella visione un po' vetusta per la quale i modelli e le procedure 231, i protocolli in chiave penale preventiva ingesserebbero il business. Quindi per queste società che sono ancora prive di modello è evidente che una riflessione sulla loro adozione, sulla loro poi efficace applicazione debba necessariamente essere fatta. Sì. Per quelle società che sono invece già dotate di un robusto sistema 231, credo che il filo rosso che debba, come dire, unire qualsiasi intervento implementativo sia la tracciabilità rigorosa di tutte le decisioni manageriali che in questo periodo vengono assunte rispetto alle singole aree sensibili, rispetto alle varie aree più esposte ai rischi diretti e indiretti della pandemia. Questo è guardate, è veramente un punto fondamentale. La Vero. tracciabilità e quindi la possibilità di ricostruire ex post le decisioni, ad esempio, di un'azienda del perché, ad esempio, non ha modificato il proprio DVR, o perché, ad esempio, ha dovuto scegliere un fornitore con una selezione diretta anziché attraverso un beauty contest. Ecco, tutti questi esempi, ho fatto degli esempi molto, molto pratici, ma se ne potrebbero fare molti, devono essere queste decisioni rigorosamente tracciate. Poi c'è un tema molto importante che riguarderà, penso, gli esponenti di tutte le realtà economiche oggi presenti a questa tavola rotonda, che era stata preannunciata dal dottor Martellino, e cioè il tema della legge del 2019 sul perimetro di sicurezza nazionale. Riguarderà un numero importante di imprese, ma ricordo che questa normativa sarà applicabile, vedremo poi con i vari decreti attuativi esattamente a quali soggetti, ma comunque a quelle realtà pubbliche o private che o forniscono servizi essenziali, fondamentali per lo Stato, o che sono di ausilio all'esplicazione di questi servizi essenziali. Quindi, Sì. diciamo, è una categoria ben definita. Peraltro, questo spunto del dottor Martellini lo colgo volentieri perché nell'irrobustimento dei controlli che devono essere fatti rispetto in questo periodo ai fornitori, alla gestione dei clienti, a come vengono acquisiti i clienti in questo periodo, alla fiscalità, alla presentazione delle richieste di sovvenzione allo Stato, credo che proprio l'utilizzo di presidi di controllo informatici e per le società più sofisticate anche di forme di intelligenza artificiale nel controllo siano estremamente importanti e possano essere una buona arma di difesa sia per le frodi interne che per le frodi, come dire, esterne. Certo, beh, altri spunti assolutamente interessanti. A questo punto, visto che ha chiamato in causa per quello che aveva detto prima Martellino, torno da lui per poi tornare anche dagli altri miei ospiti, perché io mi ero appuntata peraltro alcune questioni che volevo rilanciare a lei. L'avvocato Padovani ha parlato di modelli 231 e di compliance. Molte società, abbiamo insomma sentito accennare, hanno una concezione un po' vetusta, per così dire, dei modelli 231, li vedono come sinonimo di ingessamento, eccessiva burocratizzazione del business, e altre addirittura, come diceva anche l'avvocato Padovani, sono addirittura prive di un sistema 231.
Io, a me piacerebbe, Martino, siccome ho letto un po' di questioni che vi riguardano da vicino, che lei ci raccontasse invece il vostro approccio di compliance integrata. Ci può raccontare cosa vuol dire appunto sposare il tipo di modello che voi avete deciso di sposare, quindi di conseguenza quali sono i vantaggi, no? Eventualmente anche le criticità, però, perché poi noi vogliamo mettere sulla bilancia entrambe le questioni. L'abbiamo fatto fino a questo momento, esempi virtuosi ma anche rischi. Ecco, facciamo la stessa cosa in questo secondo approccio. Grazie. Allora sì, io mi riallaccio a quello che diceva l'avvocato Padovani e penso che è proprio il problema che a distanza di anni circa l'implementazione dei modelli 231 e la riflessione che molte aziende stanno facendo è come cercare di fare in modo che questi sistemi di compliance, di cui diciamo il sistema 231 è certamente uno dei più completi e anche più complessi da implementare, diventino effettivamente uno strumento anche di efficientamento dell'organizzazione. Perché non ci dimentichiamo che un'organizzazione aziendale che non funziona dal punto di vista, prima di tutto, appunto aziendalistico, diventa l'occasione migliore per poi, diciamo, dar luogo a verificarsi di alcuni tipi di reati. Quindi diventa l'occasione, diciamo, per fare in modo che il dipendente infedele, per esempio, possa commettere dei reati che in qualche maniera possono andare poi in realtà a vantaggio di interesse dell'azienda. Quindi il punto da cui siamo partiti nel valutare l'implementazione di un sistema di compliance integrata è la presa d'atto che ci sono al momento, come sapete tutti, vari sistemi di compliance. Pensiamo al sistema di compliance per la privacy, pensiamo al testo unico ambientale, pensiamo alla legge sul risparmio, la 262 per pensiamo alle società quotate, a tutta la normativa sul market abuse, pensiamo alla compliance fiscale, pensiamo al decreto 81-2008 sulla sicurezza sul lavoro. Ecco, tutti questi sistemi di compliance purtroppo vengono vissuti a livello aziendale come dei silos, spesso come dei silos separati, e questo presuppone che dal punto di vista operativo tutte le linee, diciamo tutte le risorse di linea, cioè quelle operative di business, Sì. debbano in qualche maniera come dire, subire una serie di controlli, di verifiche che provengono da vari organi, diciamo, di controllo a vario titolo, proprio in virtù del fatto che si vuole mettere in piedi un certo sistema di compliance a seconda del tipo di compliance che si vuole implementare. E questo chiaramente, da un punto di vista operativo, è molto inefficiente per un'azienda, perché significa il più delle volte considerare poi il modello di compliance come appunto un qualcosa di burocratico, di non efficace, non si fa comprendere al manager di linea qual è il vantaggio di rivedere i processi in maniera efficiente? Perché dietro un processo efficiente, prima di tutto c'è un'organizzazione che funziona dal punto di vista aziendale, poi c'è anche, come dire, l'opportunità di essere in compliance con la legge. Questo è, Sì. secondo me, il parametro che sfugge più delle volte. Allora, quello che abbiamo provato a vedere era se potevamo in qualche maniera cercare di integrare appunto alcuni sistemi di compliance, cioè farli parlare almeno per alcuni aspetti. E ovviamente si possono trovare, quindi, facendo degli esempi concreti, delle fasi in cui si sviluppano tutti i sistemi di compliance che possono essere comuni a vari sistemi di compliance. Quindi immaginiamo, per esempio, tutta la fase relativa all'analisi del rischio. Piuttosto che fare 1, 2, 3, 4, 5 analisi del rischio per ogni sistema di compliance, provare a fare un'analisi del rischio cumulativa che, peraltro, se magari l'azienda dovesse avere già in piedi già un sistema, un piano, diciamo, di enterprise risk, un piano di enterprise risk, questo chiaramente ancora faceva di più, perché significa far parlare l'analisi del rischio sulla parte compliance con i rischi operativi, i rischi di business. E allora a quel punto il mio interlocutore, che è quello che poi sta sul processo, sta sul business, non considera il rischio di compliance come qualcosa di avulso rispetto alla sua attività, ma lo considera come qualcosa di veramente immanente alla sua attività, dovrebbe far parte proprio dei suoi skill, perché quello serve in prima di tutto a
evitare rischi di business e diciamo, mitigare rischi operativi, prima di tutto, dopodiché, o addirittura reputazionali, dopodiché diventa anche un mitigante per i rischi di compliance. Questo è, diciamo, come dire, la filosofia della compliance integrata. Poi, questo per quanto riguarda le opportunità, che quindi sono per alcune fasi, per esempio l'analisi del rischio, la fase del controllo, fare un piano di audit integrato tra i vari sistemi di compliance, e questo, come dire, facilita una serie di attività. Come criticità, chiaramente c'è il fatto che occorre un'attività di startup non indifferente, occorre che gli attori di questi sistemi di compliance siano disposti, diciamo, a rinunciare ad alcune prerogative anche di, diciamo, aziendali, diciamo, di, non dico potere, ma insomma di ambiti di competenza, e il fatto che chiaramente, diciamo, cercando di inglobare tutto in un cappello generale, si può correre il rischio, diciamo, di tralasciare dei rischi che sono un po' più di dettaglio relativi a quel singolo sistema di compliance. Però io credo che, fatto la pesatura tra i vantaggi e gli svantaggi, anche in termini di costi, devo dire, e di efficacia e di efficienza del sistema, il sistema di compliance integrata potrebbe dare dei vantaggi, soprattutto se poi si utilizzassero per questo tipo di attività e tool informatici, o magari anche appunto tool di intelligenza artificiale, che adesso già cominciano a circolare sui commerci. D'accordo, allora io voglio restare ancora un istante in questo dibattito interno alla tavola rotonda tra Martellino e Padovani. Torno dall'avvocato Padovani, poi mi dedico anche agli altri, non temete, perché ci sono ancora tante questioni che voglio affrontare con tutti. Però, avvocato Padovani, dal suo punto di vista, attualmente il contesto normativo consente una gestione integrata e strutturata del rischio? Cioè come si va a incidere proprio sulla governance delle imprese? Dobbiamo intenderci su sulla definizione di rischio, nel senso, da penalista e da consulente di questa materia, il rischio è un rischio penale. Quindi l'integrazione, che è senz'altro interessante, che illustrava Martellino, senz'altro interessante, senz'altro può dare dei risvolti di efficienza, ma ricordiamoci che tutta la materia 231, il decreto legislativo 231 e l'imputazione all'ente discendente appunto da reato riguarda l'illecito penale, che ha delle connotazioni specifiche. Non solo, ma che richiede nella valutazione di rischio per saggiare la tenuta o meno di un sistema, anche una competenza specifica e dei controlli specifici. Faccio un esempio molto, molto semplice. Quando all'interno di un sistema 231 l'organismo di vigilanza deve valutare autonomamente determinati processi, va a fare dei test a campione, ad esempio in tema di reati informatici, questi test a campione saranno sempre più ficcanti di quello che può fare, ad esempio, anche l'IT della funzione di internal audit, perché andiamo a capire se ci sono i presupposti del fenomeno stesso del delitto. Questo dato, mi rendo conto, sono pedante a ripeterlo, ma questo dato è imprescindibile. Quindi una integrazione, un modello integrato che racchiuda, diciamo, tutte le varie declinazioni delle compliance, deve essere costruito con una metodologia e con una sensibilità diversa a seconda di quello che si vuole prevenire. Se l'attenzione, come dire, si presta alla prevenzione del reato, necessariamente la metodologia è diversa da quella di altri sistemi di compliance, dall'antitrust agli stessi anche piani anticorruzione. Attenzione, presentano delle differenze i piani anticorruzione rispetto ai modelli 231, quindi. Insomma, è una differenza che bisogna fare, assolutamente chiarissimo. E a questo punto, guardi, mi ha servito sul tavolo una domanda da riportare ancora a Martellino, come detto, per chiudere questa parte interessante. Lei, perché oltre Martellino, oltre a essere General Counsel di Avio, è anche presidente di AITRA, l'Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione. A questo punto non mi rimane che chiederle, Martellino, quale ruolo ha la compliance nella lotta alla corruzione? Ma allora, chiaramente, adesso mi voglio un po' riallacciare, però ecco, se mi consente, all'intervento dell'avvocato Padovani. Chiaramente io comprendo benissimo l'approccio del penalista da questo punto di vista. Ovviamente io, quando mi riferivo
alla prima analisi che va fatta quando si vuole mettere in piedi il sistema di compliance integrata, proprio la prima verifica è capire quali possono essere i sistemi di compliance che possono essere integrati, perché è evidente che ci possono essere delle analisi del rischio che sono differenti e che hanno delle peculiarità che incompatibili, tra virgolette, no? Rispetto al tipo di sistema che si vuole mettere in piedi. Però è anche vero che ce ne sono alcune che, diciamo, hanno un margine di sovrapponibilità abbastanza diciamo simile. Ecco, per esempio, sul tema dell'anticorruzione, è vero che i piani anticorruzione addirittura operano rispetto ai modelli 231, a parte che operano anche su due piani diversi, perché chiaramente il piano anticorruzione si riferisce alla corruzione attiva e il modello 231 si riferisce alla corruzione passiva, quindi stiamo parlando chiaramente di due cose diverse. Però è anche vero che dal punto di vista della metodologia del rischio, noi come AITRA abbiamo fatto spesso dei convegni per fare un raffronto tra i vari sistemi di analisi del rischio nei vari sistemi di compliance anticorruzione, tratti sia dal sistema 231 che dalla legge 190, piuttosto che dai sistemi di certificazione sull'anticorruzione, no? Che comunque sono anche tipo la 37001, e ci sono dei margini ci sono dei collegamenti, ci sono delle sovrapposizioni. Questo Sì. perché dal punto di vista aziendale c'è anche da dire che ovviamente l'imprenditore o comunque l'azienda ha necessità comunque di fare in maniera tale che le attività che vengono poste in essere se debbano in qualche maniera essere efficienti, ma anche dal punto di vista di impatto economico. Cioè io purtroppo non posso replicare, cioè devo necessariamente utilizzare delle cose che faccio in azienda per alcune attività, le devo per forza utilizzare anche per altro, perché il rischio sarebbe di non poterlo fare affatto l'alternativa. Quindi è meglio, come dire, cercare di presidiare bene quei processi, farlo nella migliore maniera possibile, e se ho già dei sistemi di certificazione, per esempio, in piedi, utilizzarli. Cioè, perché ricominciare ogni volta, come dicevo prima, ad avviare un processo di compliance come silos separato da tutto il resto, tante volte è impraticabile, ed è secondo me la remora che spinge molte aziende, soprattutto le medio-piccole, a non avviarsi nemmeno verso il sistema dell'implementazione del modello 231. Quindi secondo me dobbiamo fare uno sforzo, non è il best, me ne rendo conto, Sì. però, come dice, bisogna forse, come dire, accontentarsi di quello che non è il best. Come AITRA abbiamo fatto peraltro una survey sulla compliance integrata, questo per dire quanto è importante anche dal punto di vista dell'anticorruzione la compliance integrata, perché come sapete, come l'avvocato sa meglio di me, associati ad alcuni reati di corruzione spesso ci sono altre forme di reati, tipo i reati fiscali, tanto per dirne una, che talvolta costituiscono la provvista per poi fare la corruzione, i reati di riciclaggio, per esempio. E ce ne sono, e quindi voglio dire, questo è evidente che c'è una, in generale le frodi, se uno analizza tutte le survey che ci sono anche a livello di organizzazioni internazionali sul sistema della frode, vedrà che uno dei motivi, una delle cause principali, uno degli indici principali per l'emersione di una frode è proprio il fenomeno corruttivo e viceversa. Quindi è evidente che c'è assolutamente una interlocuzione forte, un legame stretto tra il sistema di anticorruzione e la compliance. D'accordo, restiamo ancora anche con gli altri miei relatori sul tema proprio della corruzione. Andrei da Alessandra Ferrari A2A, perché proprio per questo, perché una delle peculiarità proprio di A2A sta nei rapporti che a vari livelli la legano alla pubblica amministrazione che è socia, ma cliente anche talvolta controparte dell'azienda. Quindi diciamo così, per arrivare subito a capire come gestite voi questo tema, è chiaro che quando un'azienda opera a diversi livelli con lo stesso interlocutore, il rischio corruttivo aumenta. La gestione come, cioè che direzione deve seguire fondamentalmente? Sì, noi agiamo essenzialmente tramite la prevenzione di questo tipo di situazioni. Come accennavano i miei colleghi prima, l'avvocato Martellino e l'avvocato Padovani, la compliance è in prima linea nella prevenzione, del fenomeno corruttivo, e il gruppo A2A si è dotato di un robusto impianto normativo, volto proprio a, prevenire la commissione di reati e a rafforzare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Magari dico due parole su come siamo organizzati. Certo, In A2A certo. dal punto di vista della compliance, perché abbiamo una forma di compliance che non è integrata come quella dell'avvocato Martellino, ma c'è una forma di coordinamento. Noi abbiamo una struttura che si chiama Group Compliance, che
che è una struttura centrale che si occupa di alcune compliance tecniche nello specifico, ossia la compliance 231, la compliance privacy e l'international trade compliance, e però questa struttura di group compliance serve anche da coordinatore delle cosiddette compliance tecniche, ossia le strutture che al di fuori della direzione affari legale compliance si occupano di tematiche di compliance specifica. Le richiamava l'avvocato Martellino prima, la 262, la MAR, oppure la compliance antitrust. Ecco, quindi Group Compliance coordina i flussi informativi che vengono da queste compliance tecniche e verifica anche il fatto che le aree di queste compliance tecniche siano presidiate in coerenza con la normativa applicabile. Oltre a questo, Group Compliance si occupa anche di un programma di promozione della cultura della compliance, che di nuovo ha l'obiettivo di prevenire la commissione di reati. Naturalmente il fenomeno correttivo è uno dei possibili reati, la cultura della compliance ha una portata più estesa, ma il concetto è quello proprio di sensibilizzare i dipendenti rispetto ai comportamenti che potrebbero costituire una fattispecie di reato e evidentemente cercare di prevenirli e anche effettuare formazione specifica. Oltre a questo robusto impianto aziendale a cui facevo riferimento, abbiamo poi un sistema di segnalazioni. Sistema di segnalazioni che ha vari canali, che ammette le segnalazioni anche anonime e che adesso verrà rafforzato con l'adozione di una piattaforma di whistleblowing che tra l'altro garantirà in modo ancora più efficace l'anonimato da parte dei segnalanti. E di nuovo questo sistema di whistleblowing riguarda tutti i tipi di segnalazioni, quindi non soltanto le segnalazioni 231, ma qualsiasi tipo di segnalazione che può essere effettuata dai dipendenti. Come ricordava lei, noi abbiamo molteplici rapporti con la pubblica amministrazione perché tra l'altro i nostri soci di controllo sono il Comune di Milano e il Comune di Brescia che ci controllano congiuntamente, ma oltre ai soci abbiamo rapporti con la pubblica amministrazione perché spesso partecipiamo a gare pubbliche per la fornitura di servizi, la pubblica amministrazione è nostra controparte perché a volte ci rilasciano autorizzazioni o concessioni e poi, come per tutti, possiamo avere delle visite ispettive, possiamo essere destinatari delle erogazioni di finanziamenti pubblici e via dicendo. Quindi chiaramente il rischio relativo ai rapporti con la pubblica amministrazione è un rischio che è puntualmente mappato nel modello 231, ma è anche naturalmente previsto nel nostro codice etico e nella nostra policy anticorruzione. Quindi di questo sistema normativo aziendale, questi tre sono i documenti più rilevanti per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. E le regole generali sono intanto il rispetto della legge, naturalmente, Ovvio. e la trasparenza e la correttezza che devono chiaramente essere rispettate nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poi i rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere tenuti dalle funzioni aziendali a ciò preposte e quindi devono essere soltanto persone con una delega apposita, quindi che hanno una procura con determinati poteri a poter intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. E un'altra caratteristica della gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni nel gruppo A2A è la tracciabilità, ossia tutti gli incontri devono essere tracciati e i verbali delle riunioni devono essere archiviati in modo Certo. opportuno. E infine la segregazione dei compiti tra chi è coinvolto nelle attività autorizzative e chi svolge invece attività esecutive e di controllo. E abbiamo nel Sì. modello 231 25 aree sensibili relative ai rapporti con la pubblica amministrazione, quindi sono tante. Ecco, proprio all'avvocato Padovani voglio chiedere questo, cioè quando si parla di sistemi di compliance e di lotta alla corruzione, che differenza c'è? Immagino ci sia, insomma, ma anzi facciamo così, le chiedo se c'è distinzione tra imprese pubbliche o comunque partecipate alla pubblica amministrazione e private.
In Italia c'è una distinzione perché il framework di riferimento normativo è diverso, ovviamente. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedono, sono soggette alla legge anticorruzione, al decreto trasparenza. Le società in controllo pubblico sono soggette anch'esse a queste due normative e possono essere dotate, devono essere in alcuni casi dotate di decreto legislativo 231, e così le società in partecipazione pubblica sono soggette anche loro al decreto trasparenza, però limitatamente a quelle di pubblico interesse. E infine ci sono poi delle peculiarità per quanto riguarda alcune tipologie di associazioni e di fondazioni di enti di diritto privato che possono anche incorrere nella legge anticorruzione, nel decreto trasparenza. Questo come framework di riferimento. I reati sono quelli, i reati sono gli stessi. È evidente che nelle pubbliche amministrazioni, nei soggetti a partecipazione pubblica, laddove i dipendenti possono essere qualificati come soggetto esercente una pubblica utilità, una pubblica funzione o pubblico ufficiale, viene in nuce ovviamente la corruzione passiva, cioè, e quindi saranno considerate tutte le. Come dire, tutti i presidi di controllo che impediscono che il pubblico ufficiale riceva o scambi comunque la promessa a fini corruttivi. Nell'ambito privato la normativa è quella che ci dicevamo, e cioè non ci sono delle normative ad hoc in tema di corruzione, a parte ovviamente la legge penale, questo è evidente. Però vorrei anche fare una precisazione su questo. In realtà, quello che ho notato anche nella mia esperienza professionale è come l'attenzione del settore privato a quella che gli inglesi chiamano l'anti-bribery, e quindi no, la corruzione intesa anche nel senso di corruzione privata, che sappiamo rilevare ai sensi del decreto legislativo 231 solo se attiva. È un'attenzione fortissima, non solo, ma i presidi che si possono applicare in sede privata, e cioè nell'ambito degli enti privati, sono molto più, come dire, possono forzare ancora di più i presidi applicati in sede pubblica. Faccio un esempio, Sì. ad esempio tipico, la turnazione, che è ancora la dottrina e la prassi anglosassone ci insegnano a essere una delle forme di prevenzione massima di tutte le forme di corruzione, può essere applicata negli enti privati, ma anche qui con una certa difficoltà in termini giuslavoristici, ma diciamo trova una strada molto più libera rispetto alle imprese a partecipazione pubblica, a controllo pubblico, addirittura alle pubbliche amministrazioni. E questo è solo uno degli esempi. Quindi in realtà il settore privato si presta molto per come dire, anche l'assenza di un eccesso di burocratizzazione delle diverse funzioni, si presta ad adottare degli ottimi presidi di controllo. Ecco, da qui altro tassello che vorrei aggiungere, lo vorrei fare con Emiliano Berti, perché vorrei proprio parlare della gestione del rischio in ambito privato, no? Vista la distinzione che giustamente l'avvocato Padovani faceva poco fa. Come Head of Legal and Compliance Europe, partiamo proprio dal suo ruolo e dal suo incarico relativamente all'area geografica di riferimento, può, credo, sicuramente confermarci quanto il fenomeno corruttivo vada ad incidere profondamente sulla gestione del rischio. Non soltanto in Italia, no? Possiamo fare insomma, un confronto proprio nella zona europea. Quali sono a questo punto le sfide principali nella gestione del rischio che riguardano proprio l'area geografica di sua competenza? Ma guardi, l'area geografica di mia competenza, quello che Nokia chiama con un'unica parola Europa, è un'area, come dicevo prima, di oltre 60 paesi. Quindi abbiamo una varietà enorme di culture aziendali di conseguenza e anche di percezione di quella che è la corruzione, di quello che è il concetto di compliance. Quindi per questo, come Nokia, come azienda internazionale, la prima cosa che noi ci siamo mossi per fare è creare un esperanto, un linguaggio comune di compliance, perché ovviamente un'azienda non può girare
ad un'unica velocità se si hanno concetti diversi di compliance, di gestione del rischio, di che cos'è una corruzione, di dove passa la linea tra quello che si può fare e che non si può fare. Altrimenti il concetto di compliance rimarrebbe un flatus vocis, un contenitore vuoto. Per questo motivo io amo dire che in Nokia noi siamo ossessionati dalla compliance, mi passo il termine. Ossessionati dalla compliance significa che vogliamo creare attraverso una cultura della compliance, attraverso una cultura della gestione del rischio compliance, un automatismo che deve far sì che quando un nostro dipendente nella gestione di un contratto con una pubblica amministrazione piuttosto che con privati, un nostro dipendente che ha a che fare con i fornitori nell'ufficio procurement, approvvigionamenti, che dir si voglia, quando si trova davanti a dover prendere una scelta tra la cosiddetta scelta giusta e la scelta sbagliata, automaticamente, ma perché si è creata questa cultura di compliance che, come dicevo, non deve essere un contenitore vuoto, ma è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe sentire profondamente nel proprio io, prenderà la scelta giusta automaticamente, perché è quello che deve fare e perché avrà fatto automaticamente una serie di valutazioni che invece si sono costruiti molto lentamente queste valutazioni all'interno della cultura aziendale per capire che la scelta sbagliata può far crollare quella che è la reputazione di un'azienda in un secondo, quando magari ci è voluta una vita, nel caso di Nokia, oltre 150 anni di vita per creare una reputazione, perché a tutti noi fa molto piacere alle nostre aziende finire in prima pagina sui giornali, ma ci fa piacere quando si parla di cose belle. Di certo Ah, sì. non quando veniamo battuti in prima pagina perché c'è stato uno scandalo, perché è stata applicata una Anche se si cultura. dice che l'importante è far parlare bene o male, ma insomma non sempre vale questa regola, no? Bravissima, ci sono delle eccezioni e penso che questa sia una di quelle eccezioni. Esatto, Quindi esatto. non ci piace che si parli male di noi e ovviamente non ci piace dover poi affrontare magari un procedimento penale, di dover affrontare un procedimento di blacklist con un nostro cliente perché magari abbiamo corrotto qualcuno. Quindi è importantissimo poi far capire all'interno di un'azienda quali sono i rischi concreti della compliance? Perché quello che io noto, e ci arriverò fra poco, per esempio, quando accennerò un secondo al modello 231, quello che si rischia all'interno di un'azienda è di far sì che il concetto di compliance venga approcciato in maniera teorica, cioè diventa un training che si fa una volta l'anno, piuttosto che un concetto che le persone dicono sì, è importante, ma non ho capito perché, quando poi alla fine bisogna capire che cosa comporta un breach di compliance e quindi quando si va a fare un'analisi di rischio, da qualche parte il processo, fa acqua. Perché c'è un rischio banalmente reputazionale, perché come dicevo, ci vuole poco a perdere la faccia perché abbiamo sbagliato a fare qualcosa. C'è un rischio, come diceva giustamente l'avvocato Padovani, di natura penale. Ci faccio particolarmente attenzione in quanto rivesto anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nokia Italia. C'è un rischio banalmente di business, perché come dicevo, quando si finisce in blacklist e non possiamo più fare business con un cliente, noi stiamo perdendo un'opportunità commerciale, un'opportunità di business. E quindi banalmente, alla fine, quello che viene percepito all'interno di un'azienda è il rischio finanziario, stiamo perdendo soldi, cioè la compliance è facilmente rapportabile in termini finanziari, cioè quando Certo. la compliance non gira, l'azienda rischia di perdere denaro e questo probabilmente a volte è diciamo, il linguaggio più confacente alle nostre sales force, quindi ai venditori che sono quelli probabilmente più esposti insieme agli uffici acquisti. E per questo all'interno della nostra società è un processo continuo, cioè ci sono training, ci sono martellamenti comunicativi sulla compliance, ci sono ispezioni a campione e quando abbiamo finito ricominciamo un'altra volta, perché deve essere veramente un ciclo continuo perché non si finisce mai. È un processo che va bottom up e top down, come ci piace dire in azienda. Prende tutta la popolazione aziendale dall'ultimo dei nostri dipendenti fino all'amministratore delegato. Due parole soltanto sul modello 231. E mi riallaccio al concetto che dicevo, perché mi ritengo un sostanzialista, per cui le cose devono essere capite e devono funzionare. Quanti modelli 231 abbiamo visto nelle aziende che sono scritti benissimo, ma sono dei ciclostilati uguali per tutte quante le aziende, che in qualche maniera
non sono né efficaci né effettivi perché magari non sono aggiornati sui nuovi reati o semplicemente si parla tanto di organismo di vigilanza e l'organismo di vigilanza non ha un'autonomia finanziaria per cui può fare delle ispezioni a campione autonomamente senza doversi rivolgere al management aziendale o semplicemente i flussi informativi che sono una prerogativa fondamentale del modello 231 non funzionano, non sono aggiornati, le persone che sono listate all'interno del modello sono persone che non lavorano più in azienda da anni. Quindi, quando diciamo che dobbiamo avere dei modelli che funzionano, significa semplicemente che ci dobbiamo porre quotidianamente delle domande molto banali. Questo modello è un modello efficace ed effettivo, funziona nella realtà, se dovesse essere passato al vaglio della magistratura, regge la botta di un'analisi penale. Queste sono tutte quelle cose che tutti noi aziendalisti ci dovremmo porre come domanda ogni giorno e se la risposta è positiva vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Senta Berti, io resto però ancora un attimo da lei, ma magari anche in modo un po' più flash, però mi interessa entrare nello specifico di un binomio frequente, cioè parlando proprio di corruzione, corruzione ambiente, no? Quante volte sentiamo, spessissimo purtroppo, di eventi in cui la corruzione proprio è tradotta in inquinamento ambientale oppure in reati penali che sono legati proprio a questo. Le aziende che gestiscono come Nokia siti sono tra le più esposte. Voi come vi rapportate rispetto a questa tipologia di rischio, per esempio? Bella domanda, le potrei rispondere che ci mettiamo la faccia. Ci mettiamo la Cioè, faccia e consapevoli le di questo, cose. perché poi alla fine la consapevolezza ci mettete la faccia, però i punti di partenza per cercare in qualche modo di arginare questo rischio, quali sono? Allora, guardi, le posso fare un esempio concreto di quello che ci è successo ed è una cosa che abbiamo affrontato e siamo fortunatamente probabilmente nella coda di qualcosa che stiamo chiudendo. Nokia nel 2007 ha acquisito per conferimento un sito in quella che oggi è malauguratamente chiamata la Terra dei Fuochi. Un sito oggi non operativo, che ha, ahimè, evidenziato un inquinamento storico, probabilmente avvenuto negli anni 50, per tetracloroetilene ed amianto. Sono materiali pericolosissimi, soprattutto il primo, perché hanno un'invasività enorme, e quindi noi come Nokia ci siamo resi parte diligente al fine di iniziare un procedimento di bonifica di questo sito. Quindi, come si suol dire, abbiamo preso il toro per le corna, abbiamo messo in piedi una macchina infernale strutturata con consulenti esterni, con società specializzate nella bonifica di questi siti, mettendo in piedi delle tecnologie di ultima generazione. Attraverso dei sistemi di monitoraggio, dei sistemi di messa in sicurezza, perché questo sito poi negli anni era nato come un sito alla periferia di un centro abitato, ovviamente anno dopo anno si è ritrovato ad essere un sito, non voglio dire in centro città, ma quasi. E quindi con tutti i rischi connessi che ci potevano essere per la popolazione circostante, per i pozzi di acqua, per tutte le abitazioni limitrofe. Gliela faccio breve, dopo anni e anni di bonifica, essendo riusciti anche ad avere già nel febbraio del 2015 un progetto di bonifica approvato e a quanto pare è il primo ed unico piano di bonifica approvato per una società privata all'interno della Terra dei Fuochi, oggi abbiamo riportato i valori dell'acqua nella zona adiacente al sito e proveniente dal nostro sito sotto i livelli di potabilità. Quindi è stato fatto un lavoro più unico che raro. Ma con questo che cosa voglio dire? Ovviamente non è che voglio fare pubblicità a quanto siamo bravi. Voglio semplicemente dire che poi il rischio diventa opportunità, perché ovviamente sicuramente c'era una serie di rischi connessi nel mantenere un sito inquinato, che si poteva riversare, come dicevo prima, in un rischio reputazionale, in un rischio penale, in un rischio banalmente di natura economica, perché un sito solo per tenerlo in piedi costa quando anche non operativo, ma dall'altra parte non ha opportunità di rivendita, perché un sito con
appunto inquinato. Invece oggi abbiamo dato una svolta virtuosa ad una situazione che ovviamente all'inizio soprattutto sembrava particolarmente preoccupante. E questo approccio dovrebbe essere applicato tutte le volte che ci si trova davanti ad una situazione dove siamo messi di fronte ad una scelta, cioè cavalcare l'onda di qualcosa che non funziona oppure tentare di dare una svolta, un colpo di reni per riportare le cose sulle giuste rotaie. Ed è quello che probabilmente questa volta abbiamo fatto ed è l'approccio che insomma vorremmo tenere sempre quando ci troviamo in situazioni di questo genere, anche perché i siti inquinati, ahimè, in Italia sono tanti, molti sono monitorati e tracciati, altri addirittura vengono fuori giorno dopo giorno al sud, al nord, quindi parlare di terra dei fuochi oggi veramente non ha più senso perché purtroppo ce ne sono tanti anche in nord Italia, quindi questa è una prerogativa del management e delle società, far sì che ogni volta che noi aziende traiamo, tra virgolette, ricchezza dalla terra che ci ospita, dall'altra parte poi dovremmo anche ridare. Se ci riesce a nascere un bell'albero verde è sempre una bella cosa. Certo, andiamo un istante in pubblicità, torniamo tra pochissimo perché rimaniamo sempre sui reati ambientali, facciamo un passo ulteriore, proprio 2 minuti. Eccoci tornati ancora in diretta con le fonti penale TV Week, penale di impresa, naturalmente il rush finale rispetto alla tavola rotonda di oggi, il main event dedicato proprio, come vedete in sovraimpressione, alla rilevanza del risk management nella gestione di impresa. Parlavamo di reati di natura ambientale e ci stavamo concentrando un po' sul tema della corruzione. Io andrei da Alessandra Ferrari, General Counsel di A2A, perché prima abbiamo sentito insomma il suo collega Berti parlare di come si affronta questa tipologia di rischi. Anche l'attività di A2A potrebbe essere soggetta a reati di natura ambientale, quindi riparto da lei. Voi, nello specifico, che tipo di presidi avete messo in campo? Naturalmente nel modello 231 di tutte le società del gruppo abbiamo mappato tutti i reati ambientali elencati dall'articolo 25 undecies del decreto 231, che sono reati sostanzialmente contenuti nel codice dell'ambiente e nel codice penale. Però al di là di quello che veramente caratterizza il nostro sistema di presidi per la prevenzione dei reati ambientali è l'adozione di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma ISO 14001 del 2015, che è una norma che le organizzazioni possono decidere di adottare se decidono di assicurare l'adempimento degli obblighi normativi e migliorare le proprie prestazioni ambientali. E effettivamente l'adozione di un sistema di gestione ambientale certificato è un efficacissimo presidio per la prevenzione dei reati ambientali, perché l'ente terzo che certifica non rilascia la certificazione se non ha verificato previamente il rispetto di tutte le norme e di tutte anche le prescrizioni autorizzative. Quindi è effettivamente un ottimo sistema per appunto prevenire la commissione di reati Certo. ambientali. E nel nostro modello 231, nei nostri modelli 231 di tutte le società del gruppo, abbiamo elencato le attività sensibili della sezione reati ambientali proprio seguendo le categorie previste da questa norma ISO 14001 che citavo prima. Però al di là della bontà in astratto dei presidi, come ricordava prima l'avvocato Berti, è importante che il modello organizzativo sia efficacemente attuato ed è importante, aggiungo, che sia idoneo a prevenire la commissione dei reati per cui si procede giudizialmente. E noi effettivamente abbiamo avuto modo di testare uno dei nostri modelli organizzativi, uno dei modelli organizzativi delle società del gruppo, nell'ambito di un procedimento penale che ha riguardato una società del gruppo e un dipendente per asserite attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ovviamente secondo la tesi del PM nell'interesse e a vantaggio della società, e in questo procedimento il PM sosteneva che il dipendente indagato avrebbe dovuto
verificare l'accettabilità presso i nostri impianti di rifiuti che poi sono stati conferiti presso i nostri impianti, cioè avrebbe dovuto verificarne l'accettabilità tramite delle analisi chimico-fisiche che avrebbero dovuto, secondo il PM, essere effettuate da questo dipendente. E avendo il dipendente evitato o omesso di effettuare questo tipo di analisi, nella tesi del PM avrebbe favorito lo smaltimento illecito dei rifiuti. E il PM ha chiesto delle misure cautelari piuttosto invasive, il sequestro di beni, ha chiesto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'attività per un anno, nonostante il dipendente indagato non fosse un dipendente apicale. Ricordo che il decreto 231, l'articolo 13, prevede che una delle condizioni per l'irrogazione di sanzioni interdittive è proprio quella che Certo. il dipendente sia un dipendente apicale. E l'altra condizione, che pure in questo caso era assente, era l'ottenimento da parte dell'impresa di un profitto di rilevante entità. Noi siamo riusciti a dimostrare che non c'è stato alcun profitto per l'impresa. E avendo dimostrato questo, e avendo dimostrato tra l'altro che non c'è stato nessun contributo da parte della società a questa presunta attività di gestione abusiva di rifiuti, siamo riusciti a ottenere intanto il provvedimento del GIP di rigetto delle misure cautelari e poi un provvedimento di archiviazione per l'azienda. E nel provvedimento del GIP viene proprio riconosciuto che tutti i presidi di cui vi ho parlato sono stati correttamente attuati e che il modello organizzativo era idoneo. Allora, Pergolini, arrivo da lei, Francesco Pergolini, Vodafone Italia, ricordiamo, per questa cosa, prima Berti ha usato un'espressione importante, cioè noi ci mettiamo la faccia, no? Credo che qui ci possiamo ricollegare a un'altra parola chiave, che è quella della reputazione, perché uno dei prezzi più alti pagati dalle aziende ha a che fare proprio con la reputazione. Quando si affrontano procedimenti penali, che si tratti di inquinamento ambientale, corruzione o responsabilità datoriale, in tema di salute, questa è la cosa credo che interessa maggiormente, insomma. Peraltro, a telecamere spente abbiamo proprio avuto modo di confrontarci sull'attenzione che rischio reputazionale ha per Vodafone. A questo punto mi piacerebbe che lei spiegasse come avete messo al centro delle vostre attività proprio un bene abbastanza astratto come la reputazione, ecco, perché poi tutti sappiamo che cos'è, ma a conti fatti è difficile inquadrare, no? Il tutto. Sì, beh, per noi in Vodafone la reputazione è un vero e proprio asset strategico perché è considerato un vero e proprio componente del valore del brand. Il valore del brand è chiaramente misurabile, lo vediamo anche nel corso magari delle cause civili, i follow-on per concorrenza sleale e quindi è chiaramente un elemento fondante, non solo, è misurabile da un punto di vista economico. E che per noi addirittura è un elemento distintivo. Abbiamo circa 20 milioni di clienti, operiamo in un mercato iper competitivo, ma che al tempo stesso è anche un mercato regolato con una pluralità di stakeholder che sono dotati anche di poteri molto penetranti. E i nostri clienti ci valutano, ci giudicano quotidianamente non soltanto per la qualità del servizio che eroghiamo, per il livello di pricing che garantiamo, ma anche per come ci percepiscono. E la percezione di un brand come Vodafone è basata essenzialmente sulla reputazione. Mi ritrovo molto in una frase che ha detto l'avvocato Berti prima, quando ha detto: noi siamo ossessionati dalla compliance. Ecco, noi siamo ossessionati dalla nostra reputazione, e la compliance è lo strumento per garantire una reputazione costante nel tempo di un brand come Vodafone. D'altra parte, però, come lei ha introdotto, il tipo di attività che svolge Vodafone è un tipo di attività che è a rischio reputazionale. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che avviene quotidianamente sulle nostre reti. Noi abbiamo qualcosa come circa 13.000 stazioni radiobase sparse sul territorio nazionale. Queste stazioni radiobase devono ottenere dei permessi per essere installate, devono essere poi materialmente installate, devono essere manutenute. Ad esempio, quindi siamo a rischio commissione di reati ambientali, quindi testo unico 152 del 2006, siamo a rischio di reati e quindi di violazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, quindi testo unico 81, perché
Siamo imprese committenti per lavori in quota, siamo imprese committenti per lavori a rischio folgorazione e conosciamo bene, ahinoi, quale può essere poi il rischio a cui si va incontro in caso di incidenti, rischio chiaramente sia di ordine penale, sia chiaramente tutela dell'incolumità personale, che è la prima cosa che ci deve preoccupare quotidianamente, sia chiaramente per gli impatti che questo può avere sulla reputazione aziendale. Per noi, quindi, come abbiamo messo la reputazione al centro di tutto il nostro agire? Attraverso il modello organizzativo 231, che però in Vodafone, essendo un'azienda multinazionale, è soltanto una parte della compliance, perché sopra il modello organizzativo 231 noi abbiamo il code of conduct, che ha preso il posto qualche anno fa del codice etico, e poi abbiamo una serie di policy di gruppo e policy locali delle singole Sì. corporation che sono presenti nei vari in oltre 15 nazioni europee, e sono un po', da una parte, la declinazione operativa del modello organizzativo, nonché il protocollo di controllo dello stesso modello organizzativo, e che devono assicurare un'attività di prevenzione costante del di commissione di reati e quindi del rischio reputazionale. Quello che ad esempio facciamo è un'attività di turnazione dipendenti in posizioni particolari, facciamo anche una profonda attenzione a tutto il sistema di deleghe e di procure, nonché una continua segregation of duty, per far sì che determinati processi decisionali non possano essere portati a termine da un unico dipendente o da un unico dipartimento, in maniera tale che con questa segregazione dei compiti vi sia sempre un controllo incrociato e non sia mai consentito ad un'unica persona, ad un unico dipartimento, di procedere end-to-end e quindi poter commettere un reato o porre in essere delle attività che possano mettere a rischio quello che è la reputazione di un brand come Vodafone. Nonché un'attenta due diligence anche sui nostri fornitori, che potrebbero indirettamente con le loro attività porci in una situazione di rischio e di pericolo per la reputazione Eh dell'azienda. certo, allora inserendo e introducendo anche un'altra parola che poi è quella che ci porterà un po' alle conclusioni e peraltro dobbiamo anche correre un pochino perché siamo un po' in ritardo sui lavori, ma avviene sempre così, è giusto magari soffermarsi prima in un tempo maggiore sulle basi per poi avviarci a conclusione un po' più velocemente, ma comunque Pergolini, rimango da lei, la parola chiave a cui mi riferivo è privacy, perché nei mesi scorsi il settore proprio delle telecomunicazioni è stato scosso da questa operazione Data Room, di cui probabilmente i nostri telespettatori hanno sentito parlare, in cui è stata scoperta la commercializzazione di liste di utenti e relativi recapiti fatte proprio ai danni di compagnie telefoniche da dipendenti e fornitori infedeli. Questo è stato il punto cruciale. Quali presidi avete messo in campo voi come azienda proprio a tutela della privacy? Sì, quello che è successo a giugno del 2020 è stato un evento che ha un po' sconvolto tutto il mondo delle telecomunicazioni. A seguito di un'articolata indagine della Procura della Repubblica di Roma, è venuto fuori appunto questa commercializzazione di dati da parte di una serie di call center, quindi di fornitori infedeli. Ci sono stati degli arresti, dei licenziamenti. Allora, cosa abbiamo fatto in Vodafone? In Vodafone avevamo già un sistema abbastanza solido, che avevamo posto in essere per essere perfettamente compliance con il nuovo GDPR, che è entrato in vigore nel 2018. Quello che però abbiamo fatto è stata una verifica di tenuta del sistema, e soprattutto abbiamo posto in essere una serie di ulteriori attività per presidiare quella che è la tutela del dato personale. Appunto, come dicevo all'inizio, noi abbiamo circa 20 milioni di clienti soltanto in Italia. E quindi lascio immaginare la ricchezza di dati e di informazioni che noi quotidianamente siamo tenuti a tutelare, nonché a consentire l'accesso a coloro, cioè ai clienti stessi che dovessero fare richiesta. Ma la prima cosa che abbiamo fatto è stato mappare tutte le attività e verificare se queste attività
reggevano rispetto ad una prova di need to know, cioè abbiamo verificato se determinati processi, determinati accessi ai dati rispondevano al parametro need to know, cioè se effettivamente chi aveva accesso a quei dati, chi trattava quei dati, aveva effettivamente necessità di dover avere la conoscenza di quel dato, seppure era una conoscenza sovrabbondante che si poteva in qualche modo rivedere. Questo ci ha permesso quindi di rivedere tutte le permission interne aziendali, ci ha fatto revocare anche una serie di account, ma ci ha posto anche nella necessità di rivedere tutti gli accordi e tutte le relazioni con i nostri fornitori esterni, sia attraverso ex ante un processo di due diligence sulla capacità di questi fornitori e sulla credibilità di questi fornitori nella gestione del dato personale, ma sia un punto di vista tecnologico. Noi abbiamo posto in essere dei veri e propri penetration test nei confronti dei nostri fornitori e partner commerciali per verificare se, ad esempio, i loro server fossero a rischio data breach o meno. Perché il problema del data breach è un problema che, se da un lato impinge in quello che è la reputation aziendale, dall'altro, anche da un punto di vista patrimoniale, può avere degli effetti devastanti. Si può arrivare da GDPR ad una sanzione di 20 milioni di euro del 4% del fatturato di gruppo. Sì. Lascio quindi immaginare quali potrebbero essere le conseguenze da questo punto di vista in caso di data breach. E quindi da questo punto di vista, lo ripeto ancora una volta, il modello organizzativo è stato uno strumento che ci ha consentito di portare avanti, se vogliamo, un driver ormai sperimentato da anni che è comunque basato sulla cultura della prevenzione. Ok, quindi torna anche questa parola, prevenzione, che abbiamo sentito poco fa. A questo punto rimaniamo sempre sulla privacy, è senza dubbio uno dei temi che terranno banco ancora per molto e sappiamo anche che potrebbe entrare in futuro nel novero dei reati 231. Prima di lasciare peraltro le conclusioni, perché vorrei che fosse l'avvocato Padovani poi a chiudere tutto il ragionamento, voglio andare appunto da Berti, Ferrari e Martellino. Con un giro di tutti e tre per capire a proposito della privacy quali sono le sfide inerenti al risk management che potrebbero presentarsi alle aziende nei prossimi, insomma, nei prossimi mesi, comunque nel periodo, nell'immediato futuro, mettiamola così. Partiamo da Berti. Guardi, le è uscito un tema a noi oggi molto caro e comunque, quando anche non caro, sicuramente caldo, il 5G. Il 5G oggi tiene banco per tutta una serie di motivi. Sappiamo tutti quanti ormai che il 5G si baserà su un network resiliente, a bassissima latenza, ad altissima velocità, che permetterà di fare cose ad oggi inimmaginabili. Si parla di quel famoso Internet of Things, il tutto connesso. E giusto per citare qualche cosa, e da lì poi arriviamo a quelli che vedo i nuovi rischi che dovremo affrontare: macchine che camminano da sole, operazioni chirurgiche con un medico in Asia e il paziente disteso negli Stati Uniti, piuttosto che case intelligenti dove il rischio, per esempio, privacy potrebbe essere altamente compromesso, oppure mi viene in mente tutto il discorso della sicurezza informatica con un sistema molto più veloce. Oppure, come ho citato, per esempio, le auto che guideranno da sole, pensiamo semplicemente, per esempio, al problema etico, cioè un'auto che guida da sola, che sta incrociando il suo tragitto con un gruppo di persone che non stanno attraversando sulle strisce. Cosa deve fare quest'auto? Si deve buttare nel fosso con rischio di uccidere il trasportato, oppure deve tirare dritto perché quelle persone non attraversano sulle strisce con rischio di uccidere 10 persone che attraversano non sulle strisce? Cioè, sono tutta una serie di problematiche che soprattutto noi legali a breve dovremo affrontare. Certo. Quindi, in un mondo che sta cambiando, la privacy in primis sicuramente, perché oggi il GDPR è quello che sta tenendo oggi banco, lo fa da padrone dal 2016, da quando è entrato in vigore a quando è diventato operativo nel 2018. Pensiamo solo alle sanzioni del GDPR, parliamo di sanzioni che toccano il 4% del turnaround di business di un'azienda per l'anno precedente, quindi parliamo di milioni di euro per dei breach che sono, mi lasci dire,
molto difficili da monitorare e spesso soggetti anche ad interpretazione. Quindi è stata una normativa che è entrata in vigore e tutte quante le aziende sono dovute correre dietro e alcune volte, come abbiamo fatto noi, anche anticipando quelle che sarebbero state le problematiche. Però vedo che viviamo in un mondo in continua evoluzione, quindi è tutto nuovo. Quindi Certo. dal GDPR prima a quelle che sono le nuove sfide, per esempio del 5G, dopo ci sarà da divertirsi. Ecco, Ferrari e Martellino, stessa cosa a voi. Vi chiedo di andare un po' più velocemente perché poi volevo dare la parola all'avvocato Padovani per arrivare a conclusione. Allora, Ferrari. Microfono, non sentiamo, deve attivare il microfono, esatto. Sì, arriviamo su, Scusate, non si preoccupi, ci sottoscrivo quello mancherà. che ha detto il collega avvocato Berti e magari aggiungo una ulteriore nuance che è stata menzionata anche prima dall'avvocato Padovani e dall'avvocato Martellino, ossia i rischi insiti nella digitalizzazione del lavoro e delle nostre attività. Lo smart working è bellissimo, è fantastico, ma si possono verificare episodi anche di distorsione di questo tipo di questi tipi di sistema. Vi faccio un esempio che ci è capitato, anzi che è capitato a me personalmente 2 mesi fa. Sono stata contattata su LinkedIn da un americano che non conosco, che mi dice di aver ricevuto un'offerta di lavoro da parte di A2A, firmata da me e dall'amministratore delegato, offerta di lavoro che riguarderebbe la A2A con sede in Delaware, che starebbe per aprire un ufficio a Boston. Peccato che noi non abbiamo una sede in Delaware e non stiamo per aprire un ufficio a Boston. Insomma, questo signore era stato intervistato via Telegram tramite contatti scritti da una persona che si era fatta passare per un dipendente di A2A, rubando una foto sul profilo LinkedIn di un dipendente esistente di A2A, estorpiandone semplicemente il nome leggermente, cambiandone una vocale. E questa persona quindi che mi ha contattato dicendo che temeva di essere stata vittima di una truffa, effettivamente probabilmente così, ha ricevuto una lettera di assunzione finta e in questa lettera di assunzione gli si chiedeva di compilare dei moduli e in questi moduli lui ha dovuto mettere delle sue informazioni personali, tipo il Social Security Number, Sì. che negli Stati Uniti è un'informazione importante e presumibilmente questo tipo di raggiro è stato perpetrato ai danni di questa persona e poi anche di altre due, perché abbiamo scoperto che ce ne sono state altre due, per carpire dati personali, magari per poter richiedere una carta di credito oppure per effettuare chissà quale altro tipo di truffa. Quindi a seguito di questo abbiamo poi scoperto che altre 2 persone sono state truffate e che anche altre aziende del settore hanno subito lo stesso tipo di Di raggiro. Quindi raggiro. le insidie della digitalizzazione. Eh sì, ci sono, ci sono. Martellino, prego. Allora, anche io mi riallaccio a quello che dicevano i colleghi circa il fatto che certamente sono in aumento, diciamo, le truffe informatiche. Quindi anche noi come AVI abbiamo subito due tentativi di cyberattack e in qualche maniera anche di sottrazione di informazioni importanti. Fortunatamente siamo riusciti a sventarli e tuttavia, appunto, questo è l'altro, è il contraltare, tra virgolette, del tema della informatizzazione e della digitalizzazione. Per quanto riguarda il tema della privacy, faccio anche io un esempio pratico, così per tornare ai giorni nostri. Adesso voi sapete che va molto di moda, con tutta una serie di polemiche, l'app Immuni, per, no, per, in qualche, che diciamo, dovrebbe essere Certo. dal punto di vista privacy comunque compliant. Perché appunto dovrebbe in qualche maniera garantire l'anonimato almeno fino a un certo momento della procedura e sostanzialmente anche ci sono vari operatori che stanno proponendo alle aziende di adottare delle app o comunque dei dispositivi di tracciamento del distanziamento tra i dipendenti, no? Per esempio nei reparti produttivi o cose di questo genere qua, questo soprattutto per chi ha un'alta densità, diciamo, di operai o di personale che lavora magari presso una catena produttiva o presso uno stabilimento produttivo. Immagino che forse anche ai miei colleghi qualche fornitore ha proposto soluzioni di questo genere. Noi ci stiamo interrogando circa la compatibilità di questi sistemi con la normativa privacy. C'è tutto un tema se eventualmente adottarli, come adottarli, se occorre per esempio un accordo con le rappresentanze sindacali, come eventualmente deve essere, che tipo di processo, di procedura di compliance mettere in piedi per eventualmente garantire
la privacy fin quando, diciamo, è possibile farlo. Poi c'è un tema, diciamo, che tutto questo dovrebbe essere fatto perché io sto tracciando, diciamo, in maniera anonima il mio dipendente rispetto all'attività lavorativa, e perché se mi succede un contagio in azienda, devo cercare di tutelare la salute degli altri lavoratori che sono potenzialmente essere stati in contatto con quel lavoratore, quindi Certamente. diciamo anche in qualche maniera contingentare il rischio, il focolaio. Anche questo tipo di tool che appunto vengono, come dire, suggeriti da alcuni fornitori in maniera anche abbastanza diciamo semplice da un punto di vista di acquisto, in realtà nascondono tutta una serie poi di procedure, di verifiche legali che devono essere messe in piedi prima di poterle eventualmente adottare. Quindi noi, per esempio, ancora non abbiamo deciso se adottare o meno questo tool. Io prima di questo collegamento ero proprio in rappresentanza dell'azienda con il direttore personale, con il direttore operation, con i sindacati, in cui parlavamo del eventualmente adottare una cosa del genere. Questo chiaramente è a tutela in primis Certo, del lavoratore, certo. no? Però quindi questo è l'altro problema di come contemperare il diritto alla salute con eventualmente il diritto alla privacy, no? È un altro tema, come dire, di principio generale, che però vediamo che poi ha un'implicazione pratica operativa. Ottimo, allora Avvocato Padovani, sta lei condurci, come dire, alle conclusioni però più operative. Intanto le chiedo quali potranno essere le evoluzioni proprio della materia 231 e visto che fa parte degli organismi di vigilanza, le chiedo anche il ruolo di questi. Allora, l'evoluzione normativa sarà sempre più nel senso internazionale ed europeo di una sostanziale parificazione tra quasi tutta la materia penale e i reati presupposto. Questo sarà solo una questione di tempo, ma dai reati legati alla privacy a un'implementazione ulteriore rispetto a dei reati fiscali che del tutto irragionevolmente sono rimasti fuori dal catalogo dei reati presupposto. Penso ad esempio al reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto e dell'IVA, che non è incluso tra i reati presupposti. Penso alle nuove fenomenologie legate al cybercrime, che verranno approvate sia come fattispecie sostanziale nuova, sia appunto tra i reati presupposto. Detto questo, è quindi un'evoluzione normativa che vedrà sempre di più una equiparazione tra forme di responsabilità discendente da reato e le varie fattispecie previste dal nostro ordinamento. Detto questo, nella sostanza, e su questo mi riallaccio a quello che diceva il dottor Berti, siamo in un momento storico in cui l'autorità giudiziaria, la giurisprudenza è particolarmente attenta nella valutazione dell'imputazione dell'ente, non solo all'esistenza in quanto tale del modello, ma ai suoi protocolli. Cioè, Certo. la efficace attuazione del modello si riflette tutta nei protocolli di cui l'azienda si è dotata e che vengono veramente passati al microscopio processuale. In un caso di processo penale, e quindi sicuramente gli standing devono essere sempre più alti. Questo non significa tanti protocolli, questo significa i protocolli fondamentali che vanno a gestire i pilastri che a mio avviso possiamo individuare del sistema 231. Cioè, alla fine quello che come dire, l'ordinamento chiede ad un'azienda compliant è di essere una sorta di scatola trasparente, un acquario, per capire come acquisisce i suoi clienti, da quali soggetti riceve i propri denari, da quali soggetti acquisisce i propri servizi e le materie prime e come assume i propri dipendenti e quindi anche come poi si posiziona nel mercato. E come ovviamente tratta con la pubblica amministrazione. Queste sono le regole fondamentali. Quindi, come dire, i modelli sempre più efficaci sotto la lente dell'autorità giudiziaria dovranno prevedere questi pilastri, dovranno avere poi delle procedure trasversali, cerco di andare velocissima, delle procedure trasversali che sono quelle che vanno a prevenire i terreni fertili di fenomeni corruttivi, lato senso inteso. Penso ad esempio al tema del conflitto di interessi, che nessuno tratta mai nelle aziende, no? Paradossalmente, il conflitto di interessi viene indicato semplicemente con un obbligo di astensione nel caso di presenza del conflitto di interesse, ma non sono mai previste delle discipline Sì. specifiche, anche solo definitorie, per capire quando esso possa rilevare e come debba essere disciplinato.
Ed ancora la digitalizzazione sarà un tema sempre più importante per andare sull'organismo di vigilanza. Gli organismi di vigilanza devono lavorare sodo. Questo è un mio leitmotiv. Anche nelle aziende più strutturate, l'organismo di vigilanza autonomo, indipendente, che ha effettivamente vigilato, non si può, come dire, appoggiare al lavoro o esclusivamente al lavoro di altre funzioni di controllo, ad esempio di INA, di HSE, del Dipartimento 262, deve avere una propria indipendenza anche nel monitoraggio e quindi avere una metodologia che si articola, secondo il mio pensiero, ma in un piano di vigilanza che comprenda un piano di monitoraggio, cioè un piano di test su tutti i reati presupposti al cui rischio è esposta l'azienda, attraverso acquisizione documentale, attraverso delle interviste, visite ispettive a sorpresa, soprattutto per quelle realtà che hanno anche siti dislocati, e ancora una volta i flussi informativi, sia ad evento che periodici, ecco, giusto per Ok, andare sì. No, il più veloce possibile. no, no, ma questo guardi, la ringrazio anche per la sintesi, ma è andata mirata alla questione, nel senso che il controllo è fondamentale. Insomma, io poi l'ho detto ancora in modo più sintetico, però insomma, è stato significativo e indicativo il suo sorriso mentre diceva questo, e quindi era importante sottolinearlo, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, proprio soprattutto quando bisogna vigilare in questo senso. Io però le voglio fare ancora un'ultima domanda, avvocato. In che modo tutto quello di cui abbiamo discusso oggi si ripercuoterà sul lavoro degli avvocati penalisti? Cioè, quali sfide? Parliamo anche delle sfide che deve affrontare la categoria, non solo le società, no? Di cui abbiamo parlato diffusamente in questa tavola rotonda allargata. Beh, io direi che la prima sfida fondamentale di un avvocato penalista è di come si stanno adesso gestendo i procedimenti penali, sia contro gli individui che contro gli enti. E questo devi un attimo dalla materia 231, ma è per rammentare che il processo penale è un processo nell'oralità, quindi nella presenza fisica. E questi tempi di rarefazione interpersonale possono da una parte portare ad un allentamento di questo principio, che è un principio di garanzia, no? Non soltanto dell'imputato ma anche della vittima. Quindi noi penalisti dobbiamo essere sempre un po', come dire, dei piccoli soldati che vigiliamo sulla tenuta di queste garanzie costituzionali fondamentali che purtroppo nei momenti di emergenza possono, come dire, essere messi in crisi. Sotto il profilo, del ruolo dell'avvocato penalista come consulente o come difensore di un ente incolpato, come quindi consulente 231, è evidente che le capacità predittive sui rischi siano fondamentali. Quindi lo Sì. studio sistematico di tutti i rischi che può, in cui può andare incontro il proprio cliente, inteso come società, è decisivo. Come è decisiva una preparazione tecnica e scientifica sempre più elevata. Vabbè, insomma, controllo, preparazione, formazione. Io mi sono segnata tutte le parole che mi avete detto: interventi repentini, rimodulazione, insomma, gestione del business e una tripla sfida. Ma insomma, le sfide mi pare di capire che sono molte di più. Le sappiamo, le conosciamo perché tutti noi ci siamo trovati di fronte a un muro prima e poi alla possibilità anche di superarlo, però attraverso una gestione appunto mirata e poi appunto tutti i vari ruoli degli attori che abbiamo avuto modo di raccontare oggi. Io vi saluto e vi ringrazio, è stato molto interessante. Peraltro sono certa che avrà interessato tutti i nostri telespettatori. Molti ci chiedono, e non lo nego, insomma, di dedicare sempre più spazio proprio anche a tematiche riguardo alla gestione d'impresa, perché bisogna, è vero che tutti noi magari abbiamo un piano B, ma non sempre si capisce come metterlo in atto, no? E quindi questi sono i risvolti necessari ad affrontare i ragionamenti. Io voglio salutarvi uno a uno, ringrazio Emiliano Berti, Nokia, Alessandra Ferrari, A2A, Giorgio Martellino Avio, Francesco Pergolini, Vodafone Italia e Chiara Padovani, avvocato e founder dello studio legale Grazie. Padovani. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi.
Grazie. Grazie. Mi auguro Grazie. di parlare con voi al più presto. Grazie a tutti quanti e grazie a voi per averci seguiti in questo lungo pomeriggio. Speriamo di essere stati utili. Adesso vi lascio in compagnia di Simona Vantaggiato e Gabriele Ventura e i loro ospiti con una nuova puntata di Doppio Binario. Buon proseguimento sulle fonti TV.